Questa mattina è stata aperta al traffico la tratta di variante Aurelia tra località Seresa e l'ex strada statale 330 di Buonviaggio. Una galleria che unirà la Val di Magra alla Val di Vara, senza passare dalla città, alla quale da est si accede circa 600 metri dopo l'ospedale Felettino. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire, l'opera è stata infatti cominciata nel 1992, all'avvio dei lavori della stessa variante Aurelia e fa parte del secondo lotto. Con il completamento di questo tratto si mettono finalmente in comunicazione le gallerie Sarbia e Castelletti. Costo totale dell'intervento quasi 5 milioni di euro, più 4 necessari per gli impianti in galleria. Dopo molti anni, devo dire dal 92, in effetti le gallerie sono state realizzate all'epoca, troviamo oggi la conclusione di questo tratto di tangenziale che idealmente a opere concluse dovrebbe collegare la Val di Vara alla Val di Magra, non interferendo più con il traffico cittadino e quindi contribuendo in modo sensibile allo snellimento dell'assetto infrastrutturale e viabilistico della città stessa. Ma il primo e il secondo lotto le difficoltà sono state da una parte delle difficoltà amministrative, da una parte delle difficoltà tecniche, perché in Liguria si ha una successione di gallerie una dietro l'altra e la galleria Marinasco ha allora, fino alla sua conclusione, sofferto di grossi problemi geologici e geotecnici. Assessore Paita, un'opera dopo molti anni che viene a compimento finalmente? Dunque, questa giornata di oggi è davvero importantissima, perché noi sappiamo quanto abbiamo dovuto penare per poter avere completato il ragionamento sulle Aurelie bis nel nostro territorio. Oggi completiamo il secondo lotto, ma la cosa importante è che possiamo già dare delle date certe per la realizzazione del terzo lotto della variante, per cui è evidente che nei prossimi mesi apriranno nuovi cantieri che sono un'opportunità straordinaria di lavoro per un territorio che ne ha un grandissimo bisogno e che sono la componente fondamentale per poter finalmente infrastrutturare un territorio che ha una piattaforma logistica naturale, che ha una crescita anche nella fase post-crisi molto forte in termini di traffici portuali e che merita di essere valorizzata e collegata al resto dell'Italia e dell'Europa. Sindaco, quanto conta la sinergia con la Regione per queste opere, secondo lei? Beh, la Regione sono importantissime, basti pensare che noi siamo riusciti ad avere il terzo lotto attraverso un gioco di squadra molto forte, ma anche come dire, integrato da un 25 milioni di euro che la Regione ha messo pur non essendo tenuta a metterli, è un'opera ANAS. Però il terzo lotto siamo riusciti ad averlo perché con questa integrazione di finanziamento si era raggiunta la cifra necessaria, per cui il lavoro di squadra, di integrazione con la Regione è sempre fondamentale. L'asse Spezia-Regione ci porta a risultati importantissimi in tutti i campi. Un'opera che la città attendeva da molto tempo, se ne è incominciata a discutere alla fine degli anni Ottanta. Oggi vediamo questa realizzazione, ora è molto importante battersi anche per la realizzazione del terzo lotto, perché che col collegamento con gli Stagnoni questo darebbe alla città una importantissima circonvallazione. Penso che sia un'opera destinata non solo a portare dei benefici ma anche un po' a cambiare gli equilibri interni alla città e anche il modo in cui noi concepiamo il rapporto tra centro e periferia.